Stop all'uso dei cellulari mentre si è alla guida di un veicolo. È questo il primo suggerimento che è arrivato dalla dirigente della Polizia Stradale Grazia Papa alla folta platea di studenti che si è riunita presso Scafati Solidale per la seconda edizione di Scegli la vita. I giovani sono gli agenti influenzatori anche dei propri nuclei familiari. E quindi noi, formando i più piccoli, riusciamo a far arrivare il messaggio anche alle loro famiglie, che è importante guidare con prudenza, con una guida sicura, non solo per la propria vita, ma anche per quella degli altri. Nuove regole, ad esempio non si fuma in auto, attenzione ai cellulari perché insomma portano via la patente subito. Attenzione ai cellulari, non bisogna fare i selfie mentre si guida, non bisogna consultare i social network, non bisogna mandare messaggi. Se voi pensate che per fare un selfie ci vogliono 15 secondi, per consultare un social network ce ne vogliono 20, a 100 km orari si percorre la distanza di 5 volte un campo di calcio, quindi immaginate la distrazione di chi sta alla guida come può essere. Seconda edizione di Scegli la vita, si parla soprattutto ai giovani e ai ragazzi, la sicurezza sulle strade è fondamentale, purtroppo i numeri ci dicono che sono in aumento le vittime sul nostro territorio. Sì, ancora oggi purtroppo la prima causa di morte nei giovani continua ad essere quella degli incidenti stradali. Il nostro ovviamente non vuole essere la soluzione a questo problema, che credo che non possa essere risolto con una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, ma sicuramente, così come si sta parlando anche a livello nazionale, può essere risolto attraverso la messa in sicurezza delle nostre strade, attraverso l'eliminazione di tanti ostacoli che abbiamo ai margini delle nostre strade. Questo è un progetto che è nato l'anno scorso all'interno della Commissione Cultura e Pubblica Istruzione dell'amministrazione Aliberti, di cui sono felice di essere la Presidente. È un progetto che non è fine a se stesso, oggi inizia praticamente l'apertura di un progetto che poi verrà svolto nelle scuole.